Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo qui nell'impianto ittico della Fondazione MAH il progetto SUSHIN, un progetto di ricerca e sperimentazione condotto alla Fondazione MAH per produrre mangimi sostenibili per i pesci di allevamento. Un progetto che ha un obiettivo molto ambizioso, che è quello di salvare molte specie ittiche dall'estinzione. Andiamo a vedere. Il progetto si propone di migliorare la produttività e la qualità delle principali specie ittiche allevate in Italia attraverso l'utilizzo di nuovi ingredienti nella progettazione di mangimi innovativi, sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico. In questo modo si cerca di rispondere alla forte necessità, come stabilito dalla FAO, di ridurre l'utilizzo degli ingredienti marini e vegetali oggi usati nei mangimi per l'acquacoltura, sempre meno disponibili a causa dell'elevata richiesta e con costi in continuo aumento. Siamo in compagnia del responsabile scientifico del progetto SUSHIN, Fernando Lunelli, del Centro Trasferimento Tecnologico. Spieghiamo quali sono i mangimi attualmente utilizzati in acquacoltura e quelli sostenibili a cui punta questo progetto. Allora, attualmente si usano mangimi industriali dove la componente maggiore proteica è costituita dalla farina di pesci che sono pescati negli oceani, mentre il mangime sostenibile, per così dire, per il pesce potrebbe essere il mangime che contiene sempre un elevato contenuto di proteine, però non derivate dal pesce pescato in mare. L'obiettivo ambizioso è anche quello di salvare molte specie ittiche dall'estinzione. In che modo? Chiaramente il sistema è quello di andare ad utilizzare dei sottoprodotti della lavorazione, ad esempio, del pollo e del tacchino, che normalmente sono considerati dei rifiuti, per cui ricicliamo delle sostanze preziose. Poi utilizzare anche delle microalghe marine, oppure microalghe in generale anche d'acqua dolce, ad alto contenuto proteico. Poi c'è la farina di insetti, che non viene normalmente utilizzata, e anche farine di crostacei. Un progetto triennale che è coordinato dall'Università di Udine. Quali competenze porterà la Fondazione MAH? Le competenze della Fondazione MAH sono principalmente costituite dalle prove zootecniche e dalle analisi per quanto riguarda la parte intestinale del pesce, perché ovviamente bisogna anche valutare non solo il discorso della digeribilità e del valore nutritivo, ma anche delle ricadute sulla fisiologia dell'animale. Per questo motivo, infatti, la ricerca si svolgerà sia qui nell'impianto ittico della Fondazione, ma anche nei laboratori del Dipartimento Alimentazione. Esattamente. Qui facciamo le prove zootecniche con delle trotelle che verranno alimentate con questi mangimi a componenti innovative. Poi, fatti campioni biologici, verranno analizzati dai nostri colleghi del centro di ricerca. Il progetto SUSHIN è una delle attività che svolge l'unità idrobiologia e acquacoltura della Fondazione MAH. Ricordiamo brevemente quali sono queste attività di sperimentazione e anche di consulenza. Esattamente, noi principalmente facciamo consulenza e sperimentazione o ricerca anche applicata nel settore dell'acquacoltura. Normalmente sono attività che ci vengono richieste da terzi e sono utilizzate, cioè i risultati ottenuti sono sempre finalizzati a individuare il benessere degli animali, dei pesci in questo caso allevati, e anche un ritorno economico. Ed ora spazio al nostro punto AgriSmart con Stefano Corradini, che ci parla della app per il monitoraggio degli scopazzi del melo. Vediamo. La Fondazione MAH, insieme alle associazioni dei produttori e agli uffici provinciali, è impegnata da anni nel monitoraggio ambientale e fitosanitario. In particolare il mondo fitosanitario prevede il monitoraggio costante del territorio per il controllo delle malattie da quarantena.
Si tratta di un settore molto importante che prevede il monitoraggio continuo dell'intero territorio al fine di limitare e di contenere la diffusione di certe malattie. Per la frutticoltura la malattia sicuramente molto importante è rappresentata agli scopazzi del melo. Si tratta di una fitopatia che esiste fin dagli anni 50, ma che solo negli ultimi anni si è diffusa in modo molto importante. Non esiste al momento una cura, ma gli attuali programmi di contenimento prevedono l'estirpazione delle piante sintomatiche. Per questo motivo in più è necessario controllare sistematicamente il territorio al fine di conteggiare le piante sintomatiche e anche il corretto estirpo di queste piante. Il Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione MAC ha sviluppato un'applicazione per smartphone per facilitare il lavoro dei rilevatori sul territorio. Tramite questa applicazione per smartphone solo per uso interno, il rilevatore è aiutato nel localizzare tramite il GPS la particella oggetto del monitoraggio e permette di inviare i dati in tempo reale direttamente sui server della Fondazione. Qui un software sempre sviluppato dal CTT, oltre ad archiviare i dati per future elaborazioni, invia una segnalazione ai proprietari, ai contadini proprietari, via SMS o email con la segnalazione dell'avvenuto sopralluogo e dell'eventuale numero di piante sintomatiche trovate. Attualmente vengono inviati questi messaggi solo agli utenti registrati all'area riservata, che attualmente sono circa il 60% dei frutticoltori. È una segnalazione molto gradita, sembra, dagli agricoltori che restano a conoscenza delle attività che ruotano intorno ai loro territori, ed è per questo importante che ogni frutticoltore si iscriva all'area riservata della Fondazione MAC per essere aggiornato in tempo reale delle attività della FEM e soprattutto dei rilievi fitopatologici. Tutte le informazioni su www.fmac.it/ctt. Anche per oggi è tutto dall'impianto ittico della Fondazione MAC. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.